Attenzione perché si apre uno scenario molto importante per la Juventus. Arrivano aggiornamenti importantissimi per la Juventus e quindi scopriremo il dettaglio oggi perché il futuro della Juventus, soprattutto il futuro della Juventus in Europa, dipende da questa situazione qua. Quindi analizziamo il tutto qui oggi su FCM News Sport. Io vi ricordo come sempre che per avere costanti aggiornamenti sulla vecchia signora qui su FCM News Sport, in maniera del tutto gratuita, troverete costanti aggiornamenti e contenuti giornalieri su tutte queste vicende. Quindi se vi va, iscrivetevi al canale. Ovviamente, se lasciate un like, questo ci aiuta per sviluppare sempre più contenuti giornalieri. E allora, assolutamente gratuito, non vi costa letteralmente nulla. Andiamo a notizia, perché siamo ad un passo dalla conclusione di quello che è il percorso Juventus in ambito europeo. Tra la Juventus e la UEFA si stanno cominciando a delineare un po' le situazioni. La prima svolta è stata rappresentata dalla lettera firmata da Maurizio Scanavino, indirizzata a Barcellona e Real Madrid. La Juventus, quindi la nuova Juventus, quella di Scanavino, ma mi verrebbe da dire di John Elkann, perché questa è una decisione che non è presa praticamente esclusivamente da John Elkann. La Juventus si distacca da quello che è il vecchio progetto di Andrea Agnelli. Ormai l'avevamo capito, Andrea Agnelli e John Elkann a livello di idee, di strategie, sono molto distanti. È un Andrea Agnelli che crede fortemente nelle sue idee, ma che evidentemente, secondo me, ha fatto il passo più lungo della gamba, ha cercato di creare un progetto che forse non si poteva permettere, mettendosi al fianco di corazzate, soprattutto mi riferisco al Real Madrid, che non sono minimamente paragonabili per potere economico e politico in ambito europeo e calcistico. Da questo punto di vista, quindi, la lettera mandata a Barcellona e Real Madrid rappresenta una sorta di apertura, l'apertura ad un dialogo nei confronti della UEFA che prima non c'era stato e che può portare la Juventus all'uscita e porterà, secondo me, prima o poi la Juventus all'uscita dal progetto Superlega, un progetto che è tanto ambizioso quanto pericoloso, che è presentato in una maniera secondo me terribile, perché è un progetto che prevedeva un forte cambiamento e, come ho detto tante volte, secondo me i grandi cambiamenti, soprattutto quando sono proposti a tante persone, devono essere presentati e progettati a poco, perché non per andare un discorso fin troppo profondo, però io credo che l'uomo di per sé è poco propenso al cambiamento e per proporre un cambiamento lo devi fondamentalmente abituare a poco. Farlo così di getto in un momento in cui non c'erano notizie in merito, farlo all'improvviso, tra l'altro così di notte, è stata una cosa che a molti ha spaventato e stordito. In questo momento la lettera presentata alla Juventus è l'ultimo passaggio che segue una serie di incontri e soprattutto di dialoghi nascosti, ma mica tanto, poi tra la Juventus e la UEFA. Una UEFA che, tra l'altro, ricordiamo, a fine 2022 cosa fa? Apre un'indagine in seguito a quella che è l'inchiesta Prisma. Ricorderete l'inchiesta Prisma che porta al tracollo, in qualche modo, del CDA, dell'intero CDA della Juventus, che si dimette a novembre. Quindi cosa succede? Potenziale violazione delle norme sulle licenze del club e fair play finanziario, che quindi porta a un'indagine aperta. La Prisma quindi in qualche modo crea una voragine attorno al contesto Juventus e la UEFA se ne accorge, la UEFA che tra l'altro già di per sé aveva un contenzioso aperto, mi verrebbe da dire così, con la Juventus, si preoccupa della situazione. Tra l'altro Juventus, ricordiamolo, che aveva già aperto in precedenza, aveva avviato un settlement agreement con la UEFA per rientrare all'interno di certi parametri. Quindi la Juventus doveva, per contratto mi verrebbe da dire, doveva rientrare in certi parametri e nel momento in cui poi la UEFA sente una situazione del genere come quella dell'inchiesta Prisma, chiaramente si fa due domande e comincia a dire ma qua forse c'è da aprire un'indagine. Attenzione, perché la notizia di oggi è che dopo la finale dei Champions, la Juventus, da quello che si apprende, avrà un momento decisivo, perché la UEFA prenderà una posizione netta. La Juventus sarà soggetta a uno sviluppo importante, perché la UEFA dovrà prendere una decisione fondamentale per il futuro della Juventus. Ricordiamoci che la Juventus ha una penalizzazione di 10 punti che la porta quindi non in Europa League, che già poteva essere una competizione da potersi giocare, ma in Conference. Che ad oggi, io sono convinto, anche mi piacerebbe sentire la vostra, ad oggi secondo me i tifosi juventini sono più propensi a cominciare una stagione senza coppe totalmente, ma con la testa proiettata verso quello che è il campionato, quindi tornare a vincere solo in Italia per poi ricostruire qualcosa di importante, quindi un nuovo ciclo,
piuttosto che giocare una conference che è a metà settimana, chiaramente non metteresti i titolari, è una competizione che se la vinci è il minimo che puoi fare perché ti chiami Juventus, se la perdi è un tracollo incredibile, ancor più dell'uscita all'Europa League, quindi di fatto è una cosa che conviene poco alla Juventus e soprattutto gli introiti sono minimi per la Juventus. Una Conference League che tra l'altro abbiamo visto ha vinto quest'anno, l'anno scorso l'ha vinta la Roma, quest'anno poteva vincere un'altra italiana, cioè la Fiorentina, ma non è andata perché è arrivato il gol al 90° del West Ham che ha troncato le gambe alla Fiorentina di Vincenzo italiana. E quindi succede che la Juventus, in virtù di quello che è stato il patteggiamento e quindi una sorta di accordo tra Juve e FGC con Gravina che a quanto pare ha avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda. Perché Gravina, che tra l'altro era vicepresidente della UEFA, avrebbe agito insieme alla Juventus con un dialogo stretto con Seferin per cercare di trovare una soluzione. Questi contatti continui hanno portato a qualche modo a una pace interna. Una Juventus che chiude un occhio e dice: io con la Superlega era un progetto di Agnelli e quindi voltiamo pagina, noi siamo pronti a guardare avanti con nuovo siamo molto più interessati al nuovo progetto della Champions League che non al progetto Superlega. Dall'altro lato c'è una UEFA che dice: ok, parliamone, anche perché a noi il progetto Superlega non piace, siamo contrari a questo progetto, più volte hanno cercato in qualche modo di allontanare tutti i club da questo tipo di situazione. Ad oggi la Juventus va incontro a quello che è un'importante soluzione, perché questo dialogo tra Gravina, Seferin e la Juventus ha portato a due soluzioni. La prima è quella di una squalifica dalle coppe per un solo anno, che secondo me più che una squalifica sarebbe una sorta di accordo tra Juve e UEFA della serie. Non mi fai giocare alla prossima competizione perché tanto della conference a me non importa nulla, siamo in pace, ma evidentemente ci evitiamo altre sanzioni molto più pesanti, tipo l'esclusione per 5 anni che si era paventata in questi giorni. O ancora di più c'è una possibilità di una ammenda, che chiaramente, detta così, uno può pensare chissà quanti soldi ti chiede la UEFA. Ricorderete la paura che c'era quando si parlava di ammenda per il caso manovre stipendi? Beh, la Juventus ne è uscita con soltanto 720.000 euro pagati. Già da lì si doveva capire che c'era un momento in cui la Juventus stava aprendo le porte verso un dialogo, non soltanto con la FIGC ma anche con la UEFA. Quel patteggiamento con soli 720.000 euro nelle casse della FIGC da parte della Juventus ci ha fatto capire che le cose stavano cambiando e che Agnelli era sempre più lontano dalla Juventus e John Elkann era sempre più lontano dalle idee di Andrea Agnelli. Diciamo che in qualche modo il più grosso sacrificio è stato proprio Agnelli stesso. Cioè la UEFA e la FIGC secondo me hanno posto le condizioni alla Juventus della Serie E. Noi facciamo finta che non è successo nulla, ma voi dovete allontanare dalla Juventus non tanto Agnelli quanto le idee che fino ad ora hanno portato la Juventus in queste condizioni di Andrea Agnelli. Una su tutte, chiaramente, è il progetto Superlega, che io continuo a dire che è stato presentato male, con delle idee all'inizio interessanti, ma poste in una maniera sbagliata. Soprattutto, poi io continuo a dire che è stato poi. È cominciato da lì un po' il tracollo della Juventus. L'ho sempre vista un po' così. Da quel momento lì, che era la stagione 2021, sono nati i problemi della Juventus, sia dentro che fuori il campo. Ho sempre avuto questa percezione, ma magari sarà una mia impressione. Voglio sapere la vostra, intanto, cosa preferireste tra un anno di squalifica dalla conference, quindi di fatto, quindi ti fai un anno senza coppe, ma rinunciando alla conference, quindi non è chissà quale grande peso, oppure un'ammenda. Quale dei due preferireste, soprattutto. Diciamo che da questa situazione si evince che si va a evitare un aspetto importante, che secondo me era il problema più grosso, non tanto l'esclusione quanto il blocco del mercato. Perché il blocco del mercato secondo me per sarebbe stato pericolosissimo, perché rischiavi di avere una rosa incompleta, non poter operare sul mercato a fronte di tanti giocatori che invece sarebbero andati via perché scadenza naturale del contratto sarebbe stato un problema. Per esempio, va via Rabiot perché a parametro zero, come lo sostituisci? Sarebbe stato un problema. Quindi meglio saltare un anno per un anno o un'eventuale ammenda, che è quello che secondo me si andrà incontro dopo la finale di Champions. Cosa ne pensate? Apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.